sì, è un video che lavora su, è un misto, è un video che lavora sul meridiano di rene, quindi legato a tutte le nostre paure, al suo viscere, il vescico in aria, che anche questo è legato al quotidiano, quindi tutto lo stress che noi accusiamo durante il quotidiano è legato al cuore come organo e al suo viscere intestino tenue. Il cuore sono le emozioni. Tante volte noi somatizziamo le nostre emozioni prima di tutto a livello dell'intestino. Allora, questa sarà proprio una sequenza. Io vi metterò delle immagini e sono proprio delle posizioni che voi dovrete tenere dai 7 ai 10 respiri, indicativamente, per cercare di trarre il massimo beneficio. Cercherò di darvi qualche breve indicazione. Però di sicuro quello che andremo a fare sarà lavorare tanto sulle braccia. Scegliete eventualmente degli asana tra quelli che vi propongo, se non avete il tempo di fare una pratica completa, che sentite più vostri, quindi che vi sentite più affini a voi, e valutate un po', eh? Cercate un attimino di rifarlo senza fretta. Quindi questo è un lavoro che deve essere profondo, quindi cercate proprio di fare in modo che possa scivolare all'interno. Dovete prendere il vostro tempo per fare questo tipo di pratica. Quindi che siano 20 minuti, che sia un'ora, però cercate di prendere il vostro tempo senza fretta. Quindi io vi farò vedere le posizioni e sappiate che ognuna di queste posizioni va tenuta mediamente 10 respiri. Allora, la prima è con il cuscino dietro. Quindi andiamo ad aprirci, allungando le gambe e ci portiamo in totale apertura la schiena, appoggia sul cuscino e anche la testa e si lascia andare. Qui la cosa fondamentale è sentire proprio la zona dell'addome e della parte lombare che si abbandona. Si resta, ci prendiamo tutto il tempo che ci serve per mantenerci in questa posizione. E poi da questa posizione si flettono le gambe, si rotola su un fianco e si lascia andare via il cuscino. Da qui si portano le ginocchia al petto, si rivalgono le braccia e si portano le gambe su un fianco, cercando di portare le ginocchia a terra. Il braccio destro, in questo caso, visto che io sto andando a destra con le gambe, resta aperto, invece il braccio sinistro scorre dietro, si allunga e poi si piega la mano, si porta la mano a cercare la spalla opposta. La testa qui viene usata per spostare verso terra la spalla, quindi lavoriamo sul meridiano intestino, quindi la testa appoggia sull'avambraccio e spinge verso il pavimento. Lo facciamo mantenendo più o meno 10 cicli respiratori. Da qui allunghiamo le gambe e la gamba sinistra si porta sopra la gamba destra, la mano destra afferra il polso sinistro e entriamo in Varanasana. Quindi cerchiamo proprio di fletterci, come se volessimo assumere la forma di una varana, sia con le gambe che con le braccia. I fianchi sono rivolti verso l'alto, verso il soffitto, le spalle sono a terra. Da questa posizione si torna al centro e si fa tutto dall'altra parte. Questo prima e poi Varanasana. Da questa posizione ci portiamo nella posizione del gatto e entriamo in Anahatasana. Quindi da qui iniziamo a lavorare sempre spingendo bene con le braccia al pavimento, cercando di aprire, portare il petto più basso possibile e si resta anche qui più o meno 10 cicli respiratori. Si risale, si porta il braccio sinistro in questo caso a scivolare sotto il destro, spalla a terra, si allunga la mano destra e si porta il piede destro a terra, il piede è completamente appoggiato. Da questa posizione io spingo la schiena in avanti, devo cercare di mantenere la
la spalla a terra e entro in una bella torsione senza piegare la schiena. Qui è importante che facciate attenzione a non stare sulla punta, perché se no il piede, se no cadete indietro. Lo facciamo da una parte e poi lo facciamo anche dall'altra parte. Una volta che abbiamo fatto questo, si lavora su Adho Mukha Svanasana, però Adho Mukha Svanasana lo facciamo stavolta cercando di portare la testa verso il pavimento, in modo da aprire e lavorare sempre sull'apertura delle braccia. Da qui si inspira, si sale, i piedi sono indietro, quindi c'è una bella apertura rispetto alle mani, si inspira e lentamente si scende giù. Si scende cercando di portare la testa verso il pavimento e si resta anche 10 cicli respiratori, cercando di spingere i glutei verso il soffitto. Si risale, si fa un bel passo avanti e da questa posizione si sale su. Qui, sempre per lavorare sulle braccia, allora, contrazione dell'addome, vi mantenete bene in linea, si sale su, si porta il peso sulla punta dei piedi e si allunga su verso l'alto. Anche qui si cerca di rimanere 10 cicli respiratori. In questo momento le spalle salgono tantissimo. Si scende e si torna di nuovo in Adho Mukha Svanasana, giù, cercando di portare la testa verso il pavimento. Si scende, si scarica la posizione, si entra in Balasana e si rilassa la schiena. Da qui lentamente ci portiamo a sedere, apriamo bene la gamba destra, spingiamo in avanti il piede, la sinistra è piegata e con le mani, come se fossero dei ragnetti, si cammina giù e si cerca di puntare a terra il petto, si cerca di allungare bene le braccia, sono attive, si resta. Anche qui 10 cicli respiratori, si fa da una parte e poi si fa dall'altra. Baddha Konasana, quindi piedi al centro, più vicini possibili. Stessa cosa, si scende cercando di camminare. Si cammina, si porta il petto a terra, la testa, e si resta belli attivi. E poi lentamente si risale. 10 cicli respiratori anche qui. Si divaricano le gambe. Upa Vista Konasana, stessa identica cosa. Quindi lentamente, piano piano, si cammina, si cerca di portare il petto a terra e si resta. 10 cicli respiratori, anche qui, e poi lentamente si risale su. Una volta che abbiamo fatto tutto questo, per rilassare, ci portiamo nella posizione di Bhikkhu Mukhasana, si inspira, si portano le braccia verso l'alto, si porta dietro la schiena, la mano sinistra, e con la mano destra quindi si spinge. Cercate di aprire il petto, la testa è al centro ed è dritta, e poi si cambia, si fa dall'altra parte. Stessa identica cosa, si sale e si apre. 10 cicli respiratori. Si scende in Paschimottanasana, lasciamo andare il corpo. 10 cicli respiratori anche qui, si risale, si flettono le gambe e si scende in terra, si massaggia la schiena, si allungano le gambe, stavolta si allungano anche le braccia e stiriamo, bene, allunghiamoci bene e poi ci portiamo in Shavasana. Una volta che abbiamo fatto i nostri 5-10 minuti di Shavasana, lentamente ruotiamo su un fianco e ci alziamo. Ci portiamo seduti al centro. Da questa posizione braccia sono allungate, le palme sono rivolte verso il pavimento, si fanno salire pianissimo le braccia e mentre salgono si apre il petto, si sposta in avanti. È lentissimo, molto più lento di come lo sto facendo io, molto più lento. Si resta in questa posizione, immaginate di allungare le braccia verso l'esterno, come se ci fosse qualcuno che ve le sta tirando in due direzioni opposte. Si ruota le palme,
palmi delle mani e lentamente si continua a salire su, su, su. Mi raccomando, non andate indietro con la schiena, si allunga, si resta, qualche respiro, inspiro, poi lascio andare, inspiro, allungo e poi lascio andare. Lo rifacciamo anche l'ultima volta, inspiro, allungo, rilasso e poi inspiro, si uniscono le mani e si lascia andare e vi dedicate qualche istante, qualche minuto meglio in meditazione, cercando di sentire proprio come il corpo ha lavorato. Questa è un'ottima pratica sia per aprire che per potenziare, vi serve tantissimo, sentirete dei grandi benefici anche proprio a livello di allungamento. E soprattutto lavora appunto sul meridiano, l'intestino, ma lavora anche su tutti gli altri che abbiamo già visto, perché vi permettono, ci sono degli allungamenti potenti, quindi vi permettono proprio di acuire, creare tanto spazio. Bene, io spero che questa pratica vi possa essere di aiuto e alla prossima settimana. Un abbraccio grande, buona giornata.